possa. Innanzitutto porti il saluto del sindaco Manfredi. Volevo raccontare un po' come è nata questa idea di questa kermesse. Parlando con il sindaco gli venne questa idea: ci vogliamo fare un qualcosa che ci porti un po' oltre i confini. Anche insomma, al momento sembrava quasi una cosa utopistica. Ci siamo lanciati in questo discorso e abbiamo visto che la prima kermesse ha avuto un buon riscontro. Dopodiché, io già dal palco della prima kermesse già ho detto come città metropolitana mi impegnavo di più a dare di più sia il patrocinio morale sia il patrocinio economico di questa cosa, per fare in modo che insomma, ci fosse un rilievo più nazionale. Insomma, oggi parliamo effettivamente di un rilievo nazionale, perché ci sono persone che vengono da altri paesi, insomma, vengono da Reggio Emilia, vengono dalla Sardegna, vengono insomma, un po' da tutta Italia. Questa è una grossa soddisfazione. Noi ci accingiamo a fare questa seconda kermesse con uno spirito sempre innovativo. Abbiamo questa finale con 12 finalisti che vengono da tutta Italia, quindi non solo campani. Abbiamo dato una valenza di carattere nazionale a questa rassegna. Diamo a questi giovani cantautori la possibilità di esibirsi. La cosa importante è che non hanno pagato alcuna iscrizione, è completamente gratuita. Chi viene da altre regioni avrà vitto e alloggio per 2 giorni presso le nostre strutture alberghiere, quindi stiamo cercando di dare veramente un grosso significato a questa rassegna canora. Lo possiamo fare anche grazie al contributo sostanziale di città metropolitane, per questo ringraziamo il sindaco Manfredi e il nostro consigliere di città metropolitana Luciano Borrelli, e abbiamo anche il patrocinio della regione Campania e del comune di Napoli. L'ospite d'onore sarà Enzo Ragnaniello, e già questa è una garanzia per tutti quanti noi, ma soprattutto per questi giovani cantautori che sicuramente potranno trovare in questo grandissimo artista un punto di riferimento per la loro carriera. L'obiettivo di questa edizione in termini artistici, cosa vedremo sul palco di questa kermesse? Vedremo 12, io direi proprio professionisti, perché abbiamo avuto una richiesta eccessiva, probabilmente sui 150, quindi siamo stati lì molto tempo, io e il mio socio Peppe Cavallo, per fare questo scouting, e non è stato semplice, ve lo posso garantire. Quindi 12 professionisti che vengono da tutta Italia. Saranno accompagnati live, giusto? Sì, saranno accompagnati dal maestro Festinese, che ha curato pure gli arrangiamenti di ogni pezzo. È stato un lavoro lunghissimo, ma io metterei molto in evidenza la cosa che ha detto prima il sindaco Pirozzi, è che questi ragazzi hanno una grande possibilità. Noi, il nostro piccolo, il nostro grande, siamo anche noi cantautori e sappiamo le difficoltà di porsi in una società che non ammette niente di gratis. E il sindaco di Calvizzano con l'amministrazione ha dato una possibilità grandissima a questi ragazzi. Quindi si combatte anche così il malaffare delle nostre zone, che è una cosa importantissima. E noi diamo una possibilità incredibile a questi ragazzi. Gli diciamo solo approfittarne e accogliere questa nostra proposta. Abbiamo un'opportunità ancora una volta di far risaltare l'area nord. L'area nord è ricca di tante cose, anche ha delle ricchezze importanti, anche se spesso usciamo sulla cronaca non solo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto della camorra, e questo penso che sia proprio il momento di uscire positivamente su altre iniziative come questa.